Un'altra peculiarità della legge Mancuso, oltre ai 35 ospedali, oltre ai tanti primari molti più che altrove, oltre che le questioni che riguardano la carenza di personale che invece ce n'ha più che altrove, mediamente chiaro, si parla su 35 ospedali, voi capite bene, la questione sui 35 ospedali ci sono anche quelli privati, capite bene che se si concentrasse. Beh, c'è anche un'altra caratteristica, la presenza di una patologia di molto superiore, entità molto superiore a quella degli italiani, degli altri italiani, la psicoriabilitazione. La riabilitazione psichiatrica, prima che entrassi in un mondo, vedeva l'Abruzzo con tassi del 400% superiori al resto d'Italia. Ma ci avremo una concentrazione, parli di un fatto genetico proprio abruzzese. Qualcuno potrebbe dire, ma ci sta la zona, con la paglia che inquina, non lo so, salvo poi scoprire che i pazienti non avevano bisogno di alcun trattamento di psicoriabilitazione, ma di tutt'altro, solo che questo tutt'altro sarebbe costato molto meno alla regione e, visto che la regione aveva deciso di appaltare tutta la psicoriabilitazione ai privati, costava molto di più alla regione e fatturava molto di più prima. Oggi mi si dice, ma Chiodi, ma se tu riduci il budget, ne risente l'occupazione. Ma vorrei sapere come si fa a fare contemporaneamente ridurre il budget alla sanità privata, perché voi mi dite che io voglio favorire la sanità privata, e dall'altro lato pretendere che la sanità privata, quale si riduca il budget, questo fatto non ci sia un risvolto sull'occupazione. Mi sembra impossibile. Cioè voi vorreste la moglie ubriaca, come si diceva, a botte piena, cioè vorreste che si riducessero il budget della sanità privata, anche per rispettare la legge, e in più vorreste che la sanità privata non avesse un risvolto inevitabile sull'occupazione. Ditemi come si fa. Non lo sento mai dire. Sento Chiodi vuole favorire la sanità privata. Quando Chiodi taglia il budget della sanità privata, Chiodi affama il personale dei dipendenti di Villapini, dipendenti della sanità privata. Ditemi voi come si deve fare. Se voi avete un sistema, me lo dite e io lo faccio. Ma adesso passo, chi è che ci deve fare la lezione? Chi ha consentito allora che in Abruzzo si costruissero tanti ospedali sotto casa rischiosi per i pazienti? Perché voi sapete che sono rischiosi. I medici me lo dicono che sono rischiosi, i politici, qualcuno sì, qualcuno no. Chi ha consentito la frammentazione delle ASL con la moltiplicazione del personale amministrativo, delle unità operative, dei primari, degli aiuti, delle caposale, dei tanti global service? Chi ha scientemente rinunciato a ridurre i costi introducendo elementari economie di scala? Se noi facciamo 6 ASL, lanciamo l'ASL famoso, abbiamo bisogno di due strutture amministrative. Se ne facciamo una, abbiamo bisogno di strutture amministrative. Non abbiamo bisogno del doppio degli amministrativi. Chi ha voluto che nell'ambito delle ASL ciascun ospedale si comportasse come una repubblica marinara a sé stante e non come un presidio di una rete sanitaria? Chi ha voluto 5 neurochirurgie in Abruzzo? Chi ha costruito ospedali e cliniche di fronte all'ospedale? Mi riferisco per esempio al caso di Pescara, ovviamente. Chi ha consentito, per esempio, che in provincia dell'Aquila, che ha 300.000 abitanti, più o meno quelli che la provincia intera, ci fossero 14 ospedali tra pubblici e privati, mentre nella provincia intera ce ne fossero 4. E non è che i cittadini della provincia intera muoiono di più di quelli della provincia dell'Aquila. Muoiono ugualmente e si salvano ugualmente. E se andiamo a vedere forse il vizio che viene dato al sistema sanitario, si lamentano di più quelli dell'Aquila. Chi ha consentito che in 180.000 provincia più grande, più numerosa, 11 ospedali tra pubblici e privati. Ora, diciamo chiaramente, guardiamoci in faccia, io penso che ormai non si possa essere, almeno tra di noi, non si possa essere più corretto. La linea che dovrebbe separare i colpevoli dagli innocenti è molto molto labile, anzi evanescente, però certamente la classe dirigente che ha governato la
prima di me non può adesso venirci a fare lezioni di buone pratiche, perché se fossero stati così in grado di insegnare le buone pratiche, l'avrebbero messo in atto anziché farsi commissariare. Ora, per la sanità abruzzese da anni si parla di riforma. Concludo, mi avvio perché i principi di quel tecnico, se volete, sulle questioni di cardiologia, di quello che è di cosa. Per quanto riguarda gli altri argomenti che abbiamo affrontato, che riguardano Chieti, anche l'intervento del senatore Di Stefano è stato spiegato che cosa sarà del polo cardiochirurgico. Insomma, sono tutte cose che voi sapete. Il sindaco è informato, il sindaco ha avuto ovviamente un compito importantissimo, per quello di fare la riunione con la comunità che è l'ansia con il governo regionale. Però per la sanità abruzzese da anni si parla di riforma. Storicamente i governi regionali che si sono affrontati in Abruzzo hanno consegnato il problema intatto a quelli che venivano, anzi aggravato. Ma io non voglio dare a chi verrà un problema aggravato, non voglio dare un problema che non è iniziato nel periodo di risoluzione. Quindi noi sappiamo tutte queste cose e i problemi sono noti da tempo. Quali sono? Anche le soluzioni sono note da tempo. Lo sanno tutti, anche il piano sanitario, come diceva, io sono quello che riconverte gli ospedali di caso di Pescina e sono il criminale, quello che sta massacrando la sanità, però nel piano sanitario centrosinistra ovviamente queste cose erano inevitabilmente previste, contemplate.